Centro presenta Motta San Giovanni, eventi storici, personaggi, avvicendamenti politici, altro, dall'Unità d'Italia. Ottavo capitolo, ottava parte, il memoriale dossier così continua. Servizi sanitari, Motta San Giovanni scarseggia di acqua, e Lazzaro, frazione di Motta, ne è completamente sprovvista. Questa deficienza dell'elemento primo dell'igiene è causa dell'avvilente sporcizia dei contadini e fattore primo delle annuali epidemie. Ma l'attentato più grave alla salute dei cittadini è l'uso della macellazione di animali ammalati ormai invaso e generato in abuso. Gli accoliti dell'amministrazione hanno palesemente licenza di macellare e vendere animali senza che la regolare visita medica garantisca la bontà delle carni che si mettono in vendita. Naturalmente gli accoliti abusano di questa esenzione di visita e perciò si deplorano con una impressionante frequenza dei casi di carbonchio e di simili infezioni nella popolazione. Una lacuna molto grave è costituita dalla mancanza di un elenco dei poveri con danno evidente sia dell'economia comunale, dopodiché il comune si vede gravato per molte migliaia di lire annue per medicinali, sia dai singoli cittadini veramente poveri per il fatto che il medico condotto pretende il pagamento delle visite trovando argomento di giustificazione nel fatto che egli non sa chi siano i veramente poveri ed in ogni caso non ha mezzo per controllarlo. Accade quindi che il suo onorario, salvo poi a far considerare questi, e sempre dopo essere stato pagato, come poveri agli effetti dei medicinali da somministrare. Questo gioco semplicissimo e lucroso si effettua con l'acquiescenza degli amministratori. Il servizio sanitario infine, che lascia molto a desiderare a Motta Centro e Lazzaro, non viene affatto disimpegnato nella popolosa frazione Valanidi, 800 abitanti, dove trascorrono mesi senza che il medico vi si rechi, con quanto danno della pubblica salute è inutile rilevare. Appalto Dazio Consumo, ma in materia di illegalità il primato in Italia forse spetta al municipio di Motta. L'appalto del Dazio Consumo prova il nostro asserto. Senza che se ne bandisca la regolare asta, senza che avvenga l'affissione all'albo pretorio, un bel giorno il Dazio Consumo rimane aggiudicato a tale Sgro Pasquale per sole L6000. L'aggiudicazione fatta alla chetichella allo Sgro con la presenza simulatrice di due compari, provocò il giusto risentimento dei numerosi aspiranti cui proditoriamente era stata preclusa ogni possibilità di appalto. Tanto che uno di essi, Amodeo Francesco, avanzò due ricorsi in prefettura chiedendo l'annullamento dell'appalto illegale e dichiarandosi pronto ad offrire L9000 perché gli restasse aggiudicato il dazio. Il prefetto, accogliendo le tesi dell'Amodeo, dichiarò nullo l'avvenuto incanto, ordinando al sindaco di procedere ad un nuovo con la partecipazione dell'Amodeo, il quale doveva essere avvertito per mezzo lettera d'ufficio. Contro questa decisione lo Sgro ricorse al ministero, che rigettò il ricorso. Dopo la decisione del ministro si aprì l'asta ed il dazio venne aggiudicato all'Amodeo per lire 9.140 annue, e così il comune in 4 anni ha ricavato lire 11.500 in più di quanto avrebbe ricavato se l'appalto fosse stato concesso al protetto Sgro Pasquale, scagnozzo dell'amministrazione.